Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo della Basilica di Santa Giustina, uno dei simboli religiosi della nostra città di Padova. E allora conosciamo la sua storia. È dedicata alla prima martire cristiana Giustina, che fu uccisa il 7 ottobre 304 perché si era convertita al cristianesimo. Era di famiglia patrizia padovana. Il processo fu breve e si svolse in un solo giorno. Era il periodo delle terribili persecuzioni dell'imperatore romano Diocleziano. In memoria appunto di Giustina fu deciso di edificare una basilica e fu costruita nel luogo della tomba della Santa, vicino poi all'oratorio di San Prosdocimo, primo vescovo di Padova. A questa basilica parteciparono architetti importanti, ne ricordiamo alcuni come Andrea Briosco, poi ancora Andrea Dalla Valle, Andrea Moroni e Sebastiano da Lugano. La basilica è imponente e per la sua grandezza occupa il nono posto a livello mondiale. Si affaccia sul prato della valle, inoltre la sua facciata è un'incompiuta perché doveva essere ricoperta di marmo rosso di Verona, ma come vediamo è la pietra grezza e ruvida. All'interno è molto ampia e le sue dimensioni sono 118 metri di lunghezza e 82 di larghezza. Inoltre è a croce latina e vi troviamo il Pozzo dei Martiri, dove lì sono collocate le reliquie dei martiri padovani. Inoltre c'è il sacello di San Prosdocimo. E poi vediamo l'altare maggiore, dove il 7 ottobre 1629 furono collocate le spoglie di Santa Giustina. È di una straordinaria bellezza la pala del Veronese, che raffigura il martirio appunto della Santa. L'altare ha decorazioni chiamate alla fiorentina, con sottili tarsie marmoree di corniola, madreperla, coralli, lapislazzuli e perle. Questo è un finissimo lavoro dell'intarsiatore Pierpaolo Corbanelli. Si racconta inoltre che sull'altare erano esposte due grandi statue d'argento che raffiguravano Santa Giustina e Prosdocimo, ma scomparse in epoca di Napoleone quando arrivò. Poi ricordiamo ancora il coro ligneo in noce, che si compone di 88 stalli e qui sono intagliati e si rifanno a quelli che sono gli episodi dell'Antico Testamento. Quindi una basilica veramente importante, una basilica dove poi conserva le spoglie della prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscoppia, che si laureò nel 1678. Quindi abbiamo una basilica veramente eccezionale e per i tesori che conserva, per la storia di valore religioso e architettonico, noi consigliamo sempre una visita.